Gli spettri di Champions sembrano essere almeno per il momento accantonati per la Juventus, che con lo stesso colore di maglia, il blu, con il quale aveva perso al Pireo, ritrova la linfa in Italia dopo il pari a Sassuolo grazie ai suoi talentissimi sudamericani Tevez, oggi in versione assist man, e i Vidal, che conclude in modo implacabile alla Tevez e segna, scrollandosi di dosso, tanti momenti no. Poi c'è gloria anche per lo spagnolo Lorente, che di cabeza fissa il risultato sul 2-0. Palermo organizzato e poco più, l'ingresso di Belotti e passo tardivo. Ed il tridente, formato dal ragazzo Under 21 nel secondo tempo, assieme a Dybala e Vasquez, non ha prodotto alcunché alla porta di Buffon. Allo Stadium, Juventus batte Palermo 2-0 e consolida il suo primato in vetta. Ad Udine invece l'Udinese è di Natale e di Natale l'Udinese, dimostrando un'equivalenza che è diventata quasi parmenidea, valida anche a quasi 38 anni e con oggi con un curriculum che dice 198 gol in Serie A, chapeau Totò, destro, forte e chiaro, è il messaggio sotto il 7 del numero 10, anima, capitano, simbolo, storia di questa squadra, un destro, scivolata, cadendo, ma sempre molto bello, quello del francese Toro, che certo la squadra Totò di Natale migliora da fine la sua personalissima occasione di bomber. Atalanta che probabilmente ha festeggiato troppo la rete di Boakye risolutiva 7 giorni fa sul campo di Bergamo contro il Parma. Boakye, che assieme a Bianchi e Denis non ha creato un grattacapo 1 alla porta di Carnesis. Udinese che vede un Friuli in costruzione, ma che sta costruendo, in realtà però è quasi già costruita, una bellissima squadra, quella della premiata coppia con la S, Stramaccioni e Stankovic. Ad Udine, Udinese batte Atalanta 2-0. A Verona invece, sponda Chievo, non basta la prima di Rolando Maran sulla panchina clivense, musi volanti che partono anche con il piede giusto, quello del bosniaco Zukanovic che firma il vantaggio. Chievo che però si scioglie progressivamente nella ripresa, dove invece sale in cattedra il Genoa, che prima pareggia con Matri, arrivato al 5° gol quest'anno, e poi propone un Piniglia show. Il cileno prima si fa ipnotizzare da Bardi, che aveva già parato in questo campionato un rigore a Higuaín, Piniglia che sbaglia il rigore come aveva fatto al mondiale col suo Cile, poi invece di testa trova il gol della vittoria che dà i 3 punti a Gasperini. A Verona, Genoa batte Chievo 2-1.